L'allenamento per l'arrampicata sicuramente prevede il rinforzo della parte superiore del corpo più che della parte inferiore, e quindi si parte dagli addominali, alle spalle, i pettorali, le braccia e gli avambracci, e anche una cosa un po' particolare, le dita. E le gambe vengono di solito un po' tralasciate, sono diciamo meno importanti della parte superiore del corpo. La forza è la base di ogni allenamento per l'arrampicata, sia che uno provi dei boulder, sia delle vie in falesia. E la resistenza invece si allena più sugli avambracci, più facendo vie più lunghe o in palestra, per esempio, dei circuiti. E va bene per chi vuole fare vie, non serve per chi vuole fare boulder. Io mi alleno soprattutto in palestra e anche sulla roccia. Sono diviso tra questi due mondi, l'allenamento in palestra prevede più sacrificio, più dedizione, mentre l'arrampicata su roccia, anche considerata come allenamento, è anche una parte molto divertente, e quindi questo aiuta la motivazione. Più ho esperienza, più mi accorgo di quanto la mente prevalga sul corpo, e che sia la capacità mentale, sia la volontà, sia più importante del fisico. C'è una questione di pelle che dopo un certo numero di vie comincia a consumarsi, comincia a fare male, quindi c'è un'autonomia limitata da questo punto di vista. Leggermente caldino, però come allenamento va sempre bene. Allenamento mentale. Ora possiamo andare a allenarci come si deve in casa. Siamo arrivati nel mio garage. Qua dovrei metterci la macchina, ma la macchina non ci entra più. Abbiamo costruito un muro molto funzionale per quello che devo fare. Oggi farò un allenamento di resistenza. Quindi proverò a fare molti movimenti sulle prese, circuiti si chiamano, da 30 a 35 movimenti. È importante, oltre che l'allenamento di per sé, anche il riposo tra le varie serie e esercizi. È importante non riposare troppo, ma soprattutto è importante non riposare troppo poco. Qua nella palestra ho ricreato con le prese di plastica dei movimenti di una via che sto provando sulla roccia. Li ho ricreati in maniera più simile possibile, più fedele possibile, in modo da provarli e riprovarli e poi arrivare sulla roccia e cercare di farli lì. Anzi, addirittura forse questo è più duro della via che c'è sulla roccia. Oltre a tipologie di prese normali, abbiamo anche degli strumenti di tortura, come questa palla, che adesso vi mostro come si usa. Serve soprattutto per i grossi muscoli, per le compressioni, quindi bicipiti, pettorali, spalle. La particolarità dell'arrampicata è che si usano, oltre ai grossi muscoli come i bicipiti e le spalle, anche delle parti del corpo più piccole come le dita, e anche queste vanno allenate. Alla fine non servono grandi palestre o grandi strumenti per allenarsi, l'indispensabile è veramente poco. È fondamentale divertirsi in quello che si fa, perché altrimenti si fa controvoglia e si fa male. Se ci si diverte, si trova un modo per rendere piacevole anche la fatica, e allora a quel punto l'allenamento diventa efficace.